Se dobbiamo parlare di esperienza nell'ambito della ristorazione, io posso parlare con un poco di cognizione di causa, anche perché ho lavorato per diverse aziende. La più grande esperienza che ho fatto nel settore della ristorazione è stata sicuramente con Pret A Manger, che è un'azienda che ha più di 300 sedi solo in Inghilterra e altre sparse in tutto il mondo, compreso Giappone e gli United States e Francia. Quello che vorrei condividere con voi non è prettamente magari come ho applicato per entrare in questa azienda, piuttosto gli insegnamenti che ne ho ricavato da un'esperienza del genere. Allora dovete pensare una cosa, che lavorare nella ristorazione non è assolutamente leggero, anzi mi sembrava di stare sotto il militare. Questo però ha fatto sì che io facessi una corazza ancora più forte, perché lì ho imparato a stare zitto. È una cosa importantissima il silenzio, è davvero importante. Lì ho imparato a eseguire gli ordini senza pensare al perché, anche perché ci sarebbe stato poi qualcuno successivamente a tempo debito che mi avrebbe spiegato il perché magari io dovessi svolgere una determinata mansione. E vi assicuro che col senno di poi avevano ragione loro. Io dovevo fare determinate cose. In quel momento ero parte di un ingranaggio. Successivamente, quando sono diventato leader, manager, eccetera, eccetera, ho capito il perché di determinate dinamiche. Ma sicuramente, sin dal principio, io non avevo l'intenzione di passare tutta la mia vita all'interno di un'azienda di ristorazione. E però è altrettanto vero che mi sono buttato a capofitto, ho fatto il massimo che potevo e ho estrapolato e fatto mio tutto il senso aziendale. Molto di quello che ho preso in un'azienda del genere l'ho applicato anche nella mia attività, che è adesso tutt'altro, come sapete. Io mi occupo dell'ambito immobiliare, quindi vi assicuro. Imparate l'arte e mettetela da parte, perché poi a un certo punto unite tutti i puntini e avrà tutto un grandissimo senso. È esperienza magnifica, fatta con entusiasmo, tanto sacrificio, perché per 4 anni all'incirca mi sono svegliato alle 4 del mattino ogni giorno. Ragazzi, non è per niente facile, però l'ho fatto, mi sono divertito, mi sono sacrificato, ho fatto tanto, eh. Poi alla fine però ho raccolto i risultati. Questa è la cosa più importante, cioè quando voi applicate per un'azienda inglese, non è magari il perché, non vi dovete domandare perché sto applicando per questo settore, non sono interessato, ma impara e vedi poi che cosa succede, che nella vita non si sa mai. Comunque, se dovessi consigliarvi di lavorare per un'azienda inglese, sicuramente lo farei. Se andate in Inghilterra, evitate aziende italiane, soprattutto nell'ambito della ristorazione, andate in aziende diverse, con un background totalmente nuovo per voi, non ve ne pentirete.